Come si scrive una mail di candidatura per una casa editrice? Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative, realtà di formazione per aspiranti scrittori professionisti. Vi leggo il commento che il Gabibbo, alias di Stefano, ha lasciato qualche tempo fa sotto uno dei precedenti video qui sul canale di YouTube di Rotte Narrative. Il commento recita: Salve, sono Stefano, vorrei porle una domanda che sono certo gioverà a molti lettori. Come si scrive una mail di proposta di collaborazione con una casa editrice? Ora, qua il commento menziona una proposta di collaborazione. Io non so se fosse esattamente quello che intendeva l'autore del commento, nel senso che una cosa è collaborare, un'altra è proporre un romanzo per una pubblicazione. E naturalmente sono diverse le circostanze in cui questi contatti verranno mandati, anche se in realtà alla base le raccomandazioni per fare una buona impressione sono sostanzialmente le stesse. Comunque, per essere di maggior utilità ai frequentatori così normali del canale di Rotte Narrative, io mi concentrerò sulla proposta di una candidatura per un romanzo o un'antologia di racconti. Sono certo che esistano tecniche raffinate e avanzate per fare una prima impressione migliore, vero? Sono quelle di cui che tratto in una specifica lezione dello scrittore speciale all'interno del modulo, non ricordo più se il 2 o il 3, c'è proprio una lezione esattamente su questo argomento qui, cioè come fare una prima impressione attraverso una mail che spicchi su tutte quelle che arrivano quel giorno lì, quantomeno quel giorno alla casa editrice. Ma sono consapevole che queste sono cose da non dire ai 420, ma in realtà non è che ci sia dietro chissà che arcano, sono questioni di buon senso che però richiedono semplicemente, solo che non è così semplice per il 98% delle persone, di avere un minimo contezza di quello che è l'ambiente editoriale e di quali sono le situazioni che normalmente riguardano gli editori, cosa gli editori normalmente ricevono in modo da appunto farsi vedere, spiccare per differenza, possibilmente in modo positivo, tra tutto quello che normalmente arriva in casella di posta. Però sento spesso aspiranti autori dire di essere stati rifiutati a causa di una mail scritta male o senza consapevolezza. Cioè, è chiaro, certamente così. O ancora mi è capitato di sentire le persone dall'altra parte che affermano che la scrittura di una mail è di vitale importanza. Vero. Quindi, dato che io non ho mai avuto occasione di dover scrivere una mail formale, mi sarebbe di grande aiuto se ci spiegasse come si scrive una mail che sia perlomeno decente. Ne approfitto per ringraziarla dei molti consigli che ci ha già donato. Allora, Stefano, dunque, mi sembra che tu parta già con le idee abbastanza orientate, quantomeno nella direzione giusta. Il concetto è che bisogna scrivere avendo consapevolezza di chi sono i propri interlocutori, e questa è la prima cosa che il 90-95% degli autori non fanno, di quelli che mandano le mail normalmente, non sanno chi sia il loro interlocutore, non hanno mai comprato un libro di quella casa editrice, non saprebbero nominare tre o quattro titoli usciti nel catalogo della casa editrice nell'ultimo anno. E sono cose gravissime. Cioè, scrivere una mail per proporsi a una casa editrice senza quantomeno conoscere il proprio interlocutore è proprio matematico segno che non ci si merita di essere pubblicati da quella casa editrice. Ma non è solo un merito nel senso di dignità, di non essere degni, non è quello il punto. Il punto è che si sta agendo male. È una cartina tornasole per capire che non, il proprio approccio è sbagliato, perché potrebbe darsi che quella non sia la casa editrice giusta per noi. Si dà un po' per scontato che l'importante sia pubblicare, motivo per cui si spara ai 420 la propria proposta, le proprie idee, i propri romanzi, senza rendersi conto che in realtà dovrebbe essere un processo estremamente selettivo quello di una casa editrice, e che più il processo è selettivo e attento, più si dedica attenzione, sforzo alla preparazione di questa candidatura, più è probabile che la proposta sortirà l'effetto desiderato. Invece si spara nel mucchio pensando che questa sia un'idea intelligente. Peccato che sono tutti intelligenti, evidentemente, ma visti i risultati, probabilmente non poi così tanto. Quindi, come si affronta una situazione di questo tipo? In primo luogo, nella mail far capire che, non si stan che quella mail non è una mail mandata a caso. Intanto bisogna distinguere corpo della mail, oggetto e allegati. Tra gli allegati, se hai deciso di fare in una singola volta l'invio della candidatura che contiene già tutti i tuoi materiali,
Allora, allegherai, io consiglio, quantomeno la biografia, il documento di presentazione del progetto e o il progetto stesso oppure l'incipit o qualche capitolo. Quindi le cose che deve contenere, che devono essere allegate alla mail, dovrebbero essere quelle necessarie alla casa editrice per decidere se effettivamente possa essere nell'interesse della casa editrice stessa collaborare con te, che si tratti di una candidatura, di un romanzo, sia che si tratti di una collaborazione lavorativa. Magari vuoi prestare i tuoi servigi come correttore bozze, o come editor, o come redattore, quel che è, o come marketer, o come quello che preferisci tu, e allora vuoi semplicemente entrare in contatto con questa casa editrice. Benissimo, negli allegati devono starci tutte le cose che rispondono alla domanda. Vediamo se questa persona ha i requisiti che sto cercando tra le persone che mi chiedono il tipo di collaborazione che questa persona mi chiede, ok? Però bisogna stare molto attenti e capire che non è automatico che si vadano ad aprire questi allegati. Deve esserci il testo della mail a fare da ponte. Il testo della mail è il tramite, sostanzialmente. La maggior parte delle mail non vengono neanche lette, cioè gli allegati non vengono neanche aperti, proprio perché la mail è scritta a caso. Cosa deve fare allora una buona mail? Deve innanzitutto essere corta, breve, sintetica. Veramente, io ho perso il conto quando ero incaricato in diverse case editrici con cui ho collaborato in passato. Ho perso il conto del numero di mail che ho aperto e che era necessario scrollare, scrollare, scrollare il corpo della mail prima di trovare la fine. Non fatelo, ragazzi, assolutamente non fatelo. Fate mail corte. Poi, se chiedete a 10 editori diversi come si è fatta la mail perfetta, vi diranno 10 risposte diverse. Partiamo da questo. E ci sono editori ed editor che, per esempio, vi diranno che il corpo della mail deve essere nucleare, quindi devono essere 2 righe al massimo in cui dite: io sono questo, vi scrivo per questa ragione, in allegato trovate questo. Grazie per l'attenzione, cordiali saluti. Non sono la maggior parte, la maggior parte preferiscono, diciamo, una via di mezzo, una cosa che possa essere lunga fra le, diciamo, 4 e 8 righe, 4-8 righe di mail, di una mail aperta, non a tutto schermo, con uno schermo widescreen gigante, però insomma, ci capiamo, 100-200 parole, una cosa così. Siano invece la lunghezza ideale all'interno della quale dire chi si è. Primo luogo, perché si scrive? Questa è una cosa molto chiara, è molto importante. Potrebbe sembrare superfluo che io lo dica, non lo è. Molto spesso non si capisce cosa vuole da me sto tizio. E quindi non si va avanti perché boh, non ho voglia di perdere tempo. Se non è stato capace di farmi capire che cosa mi sta proponendo, non sarà capace neanche di fare quello che mi sta proponendo di fare. E quindi può sembrare da ridere, ragazzi, ma voi non avete idea del numero di mail che ricevono le case editrici. Non avete idea. Se vi sentite ignorati nella vita e volete semplicemente più attenzione delle persone, aprite una casa editrice. Cioè molto velocemente avrete più attenzione di quelle che desideravate. Dicevamo, quindi far capire perché si sta scrivendo. Sto scrivendo per offrire i miei servigi da ufficio stampa. Scrivo per sottoporre alla vostra attenzione un progetto di romanzo che reputo potrebbe incontrare il vostro interesse. Ok? Molta chiarezza, con molta tranquillità. Tre, l'atteggiamento è importantissimo. L'atteggiamento è forse la cosa che più vi condanna, perché moltissime email che ho letto io e che sono le stesse cose che sentono anche gli altri, quando mi confronto con editor che tuttora operano, io non faccio più questo mestiere da un po', però continuo a essere immerso in quel mondo e mi arrivano spesso le più esilaranti, le più divertenti di queste candidature. Comunque, diciamo, fra le cose che più squalificano sono le email dalle quali traspare un atteggiamento indesiderabile da parte di colui o colei che sottoponga la candidatura. Quali sono i due atteggiamenti principali indesiderabili? Sono i due che stanno ai due estremi. L'arroganza, quindi l'eccesso di sicumera, di arroganza, di presunzione, vi mando il mio capolavoro,
un romanzo destinato al successo. Se è un editore serio, quello cui state scrivendo, lo sa benissimo che il mondo è più complesso di come evidentemente voi siete convinti che sia e che quasi sempre i libri che agli occhi dei propri autori sono dei capolavori, 99,9% delle volte sono delle schifezze, motivo per cui tendono a non prendere in considerazione chi evidentemente dall'altra parte ha un eccesso di considerazione di se stessa, anche perché c'è un'altra questione che in pochi considerano. Molti pensano che sia desiderabile da parte dell'editore lavorare con qualcuno che abbia le idee chiare, il piglio, la convinzione. Questo può essere vero entro certi limiti. Oltre questi certi limiti, però, diventa assolutamente una grana, perché un autore così, così pieno di sé, sarà una grana da gestire, sarà una vera e propria pigna. Motivo per cui loro sanno già, per esperienze passate, per sentito dire, perché è così e lo si sa nell'ambiente, che gli autori che pensano di aver scritto un capolavoro sono quelli che non vorranno toccare una virgola del loro testo. E a un editore questa cosa dà fastidio, perché se il testo magari è al 95% accettabile, ma ha un 5% di problematicità, una tematica che non si vuole toccare o che sbilancia il testo o qualunque cosa sia, l'editore non vuole sprecare tempo a interagire con una persona che poi, giunto a quella fase della lavorazione, alla fase cioè in cui di si dice: ho letto il tuo libro, l'ho trovato interessante, gli ho trovato una collocazione, un posto, uno slot pubblicazione all'interno del nostro palinsesto editoriale, eccetera, eccetera. L'unica condizione che ti do è: lavoriamo insieme io e te, oppure ti metto a lavorare col mio editor per aggiustare questo aspetto per preparare il testo alla pubblicazione. Quello che l'editore non vuole è arrivare a quel momento lì, avendo già investito un sacco di ore uomo del suo personale, che lui paga, ma voi no, per voi sono gratis tutte queste cose, ma lui le paga, con voi che dite: ah no, io non lo tocco il mio testo, se ti piace lo pubblichi così com'è, se non ti piace, grazie, arrivederci. L'editore non vuole trovarsi in questa situazione, perciò quando sente quel tipo di atteggiamento, immediatamente chiude la mail e va a leggere quella successiva, ok? Questo è uno dei due estremi della gamma degli atteggiamenti indesiderati. Secondo estremo, quello opposto, è l'insicurezza cronica. Non avete idea di quanti autori scrivono alle case editrici sostanzialmente piagnucolando, facendo trasparire questo atteggiamento da sconfitti della vita, di pessimismo in cui si butta via, si sminuisce il testo che si sta candidando con parole come: boh, io non so, io l'ho scritto ma non so come è uscito, ecco, spero che voi possiate aiutarmi a renderlo quantomeno decente, eccetera, eccetera. Mamma mia, voi pensate che gli editori non vedano l'ora di fare da balia a voi? Ve lo dico io, no, ne hanno già fin troppe di cose a cui pensare. Quindi questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento di remissività estrema, è tanto indesiderabile quanto quello che dicevamo prima, che sta all'opposto, diametralmente opposto rispetto a questo, ma sono ugualmente indesiderabili, perché un autore di questo tipo è propenso a più probabilmente finirà a creare problemi del tipo che a un certo punto si demotiva, lascia i progetti a metà, si sente sconfitto, oppure magari riesce ad arrivare alla fine della pubblicazione e collabora con l'editor. Però poi, una volta che il libro è uscito, è troppo timido, spaventato, arriva la recensione negativa e scoppia a piangere, gli arriva il primo hater e invece di stappare la bottiglia di spumante, cosa che un autore professionista dovrebbe fare, cosa fa? Vuol far causa a quello che ha scritto la recensione. Dove vogliamo andare, ragazzi? Ma tanti, non sapete quanti autori sono così là fuori. Perciò anche questo è indesiderabile. Un editor, un editore, poi alterno le due figure non perché siano la stessa cosa, ma perché molto spesso all'interno della casa editrice, se i ruoli sono suddivisi fra più persone, a leggere le mail non è l'editore, è l'editor, l'acquiring, l'acquisition editor, che è quello incaricato di selezionare le nuove candidature, semplicemente per questo. Poi l'editor fa una cosa, l'editore ne fa un'altra, un insieme di altre. Non di rado nelle piccole case editrici sono una singola persona che le fa tutte, giusto per essere chiari. Ok? Quindi qual è invece l'atteggiamento che deve trasparire da una mail e che non vi squalifichi? L'atteggiamento, ecco, il compito dell'atteggiamento non è
vincere l'attenzione. L'atteggiamento serve solo per non intralciarvi. Un atteggiamento di onesta fiducia e diciamo operosità, di disponibilità, ma anche diciamo con quella dose di sicurezza. È la cosa migliore, ma non serve fare grandi arzigogoli per comunicarlo. È sufficiente appunto comportarsi come una persona che ha lavorato in un certo modo, ha mandato quel messaggio perché ha scelto la casa editrice in virtù di questo motivo, che possono essere: ho letto diversi libri del vostro catalogo e mi sono piaciuti, ho notato che fate attenzione a questi aspetti nelle vostre pubblicazioni. Ho sentito parlare bene del vostro editor da questa persona che conosce sia me che voi. Sono stato nella fiera Tal dei Tali, ho avuto modo di sfogliare diverse delle vostre pubblicazioni e ho constatato questo e quest'altro, eccetera, eccetera. Fate capire che quella mail non è rivolta a uno sconosciuto che voi state scrivendo, ma è stata accuratamente pianificata e che il libro che state andando a proporre è un libro giusto per la casa editrice. Anche qui. Non sapete quanta gente invii dei libri che non hanno nessuna pubblicabilità all'interno di quella casa editrice. Vengono proposti libri fantasy all'interno di case editrici che pubblicano solo saggistica. E voi vi mettete a ridere? Ma guardate che è la verità. Non avete idea del numero di spazzatura che arriva alle case editrici e che sono email che sbagliano in questi modi qua. D'accordo? Cioè io adesso vi sto buttando una serie di cose sul tavolo, poi vi sto dicendo le cose che vi squalificano. Poi è chiaro, ci sono delle cose che se le mettete invece vi fanno spiccare, cioè non soltanto non vi intralciano, ma ci sono ovviamente dei modi per attirare l'attenzione e far pensare all'altra persona: ah, aspetta, aspetta, questo qua mi dà l'idea di qualcuno che conosce il mestiere, che può capitare sia che abbia già pubblicato 6 libri, sia che sia il suo primo libro, ma abbia le idee molto chiare. Agli editori serve come il pane avere a che fare con autori professionisti, ok? Non professionisti nel senso che ci campino, professionisti nell'approccio, professionali, d'accordo? E quella è la portata di chiunque si studi lo scrittore speciale e metta semplicemente in pratica i consigli che do io. Non è difficile, ma volendo, sparpagliati qua e là, molte delle cose che ci sono, non tutte, molte però sì, delle cose che ci sono nello scrittore speciale, le trovate anche polverizzate in una miriade di siti, video di altra gente, sedicenti professionisti che a volte non lo sono. Il problema è che sono polverizzati in mezzo a una marea di roba che invece vi fa sbagliare, d'accordo? Quindi attenzione, però stringi, stringi, riduci, riduci, non è che ci sia però un modo giusto in assoluto per scrivere una mail, è questo che voglio far capire. Ci potrebbero essere 10 approcci diversi, tutti estremamente funzionali per farvi prendere in considerazione da un editore, e tutti molto diversi l'uno dall'altro, alcuni che la buttano sullo scherzo, altri che la buttano sulla formalità e l'eleganza, altri che fanno magari un uso maggiore del far terreno comune, nel dire condivido l'approccio, la serietà, il punto di vista, l'ideologia o le I giri sociali, anch'io amo, mi sono ispirato alla collana storica del tale editore e la vostra casa editrice la reputo la migliore, erede di questa impostazione. Cioè, possono esserci 1000 cose su cui far leva per far capire al vostro interlocutore che voi siete la persona che lui vorrebbe scegliere e non che voi volete essere privilegiati o beneficiati. Fate lo switch mentale. Orientate sempre la vostra attenzione non su voi stessi, ma sui vostri interlocutori. Quando scrivete significa pensare al lettore, quante volte ve l'ho detto che dovete farlo? Certo, 1000 volte. Il target, che cos'è il lettore? Quando scrivete una mail di questo tipo, dovete ragionare in base al vostro interlocutore, che stavolta sarà l'editore, d'accordo? Sono cose ass di assoluto buon senso, ragazzi, ma per esperienza vi dico. Sono di assoluto buon senso una volta che le sai, una volta che hai un po' di consapevolezza sull'ambiente editoriale, un po' una volta che sai che tipo di spazzatura arriva alle case editrici, quali sono gli errori ricorrenti che vengono fatti dagli autori, perché poi, certo,
gli allegati poi non è che a caso, non è che un pitch, una sinossi, una volta che c'è è la stessa cosa, chiaramente no, però non voglio che questo video duri troppo, anche perché appunto c'è una lezione apposta, molto più approfondita di così, all'interno dello scrittore speciale, rimando a quella per tutti quelli che avessero bisogno, necessità o volontà semplicemente di avere delle linee guida proprio più precise, step by step, per scrivere una candidatura del genere. Comunque ragazzi, davvero, è questione di approccio e di modo di fare. Se voi riuscite a comunicare il fatto che siete dei professionisti, che non siete lì per farvi coccolare né per farvi vezzeggiare, ma che siete lì perché avete le idee chiare sugli obiettivi che volete raggiungere e che volete raggiungerli insieme a quell'editore, perché avete una strategia all'interno della quale sarà una win-win situation, una vittoria per voi e una vittoria per l'editore, se riuscite a comunicare questo modo di procedere, sarà l'editore che vi vorrà. Non sarete voi a doverlo persuadere. Chiaro il discorso? Ci fermiamo qui per questa volta. Vi do appuntamento ai prossimi video sul canale YouTube di Rotte Narrative. Prima di andare via, like a questo video, accendete la campanellina e iscrivetevi alla mailing list. Ricordatevi che sta per arrivare il super webinar che avete chiesto voi. È un webinar didattico, non vi dovrò vendere assolutamente niente, avrò soltanto da insegnarvi, sarà una lezione di livello avanzato, quindi una lezione che potrebbe tranquillamente stare in uno dei nostri percorsi a pagamento e lo diventerà, ma soltanto per la proiezione sarà a disposizione gratuitamente per tutti gli iscritti della mailing list, quindi se siete iscritti solo al canale YouTube e non vi volete iscrivere alla mailing list oppure avete lasciato che le nostre mail finissero nello spam o nelle cartelle social e promozioni, e allora vorrà dire che non riuscirete a beccarvi questa gustosissima lezione che arriverà, che avrà luogo in diretta il 15 dicembre. Arrivederci a tutti.